Una notizia grave e scioccante arriva da Milanello, che coinvolge l'AD Furlani e il club rossonero. Guarda tutto il video e scopri assieme a noi perché il Milan sia nei guai. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Un'ondata di turbolenza ha investito Milanello, la sede storica del Milan, con l'inaspettata visita della Guardia di Finanza. La notizia scioccante ha scosso il mondo calcistico, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che risulta essere al centro di un'indagine della Procura di Milano, per presunto ostacolo all'attività di vigilanza della FIGC. Le indagini si concentrano sulle intricate operazioni legate alla cessione del club, dal fondo Elliott al fondo Redbird, evento che ha suscitato un profondo interesse e molte domande da parte dell'opinione pubblica. È emerso che diverse cause legali erano state intentate da Blue Sky, gettando ulteriori ombre su questa transazione. Nonostante il riserbo da parte di Redbird, il cui silenzio può essere assordante, la situazione ha scatenato un vortice di speculazioni e interrogativi su cosa possa emergere da queste indagini. Le perquisizioni non si sono limitate alla sede del Milan, ma hanno coinvolto anche le abitazioni di alcune persone chiave, coinvolte nel processo, aggiungendo un'atmosfera di tensione e mistero all'intera vicenda. Su questa vicenda vogliamo sapere il tuo parere. Secondo te, se il Milan dovesse risultare colpevole, dovrebbe subire una penalizzazione? Scrivilo nei commenti sotto al video. Il comunicato rilasciato dal Milan, tuttavia, sottolinea il distacco del club dal procedimento in corso, specificando che l'acquisizione del club è stata perfezionata nell'agosto 2022 e che l'indagine riguarda presunte non corrette comunicazioni alle autorità di vigilanza. La società si è impegnata a collaborare pienamente con le autorità inquirenti, confermando la sua volontà di trasparenza e integrità nel gestire la situazione. Tuttavia, l'ombra delle indagini e delle accuse che pendono sull'amministratore delegato e il suo predecessore, Ivan Gazidis, aggiunge una nuova dimensione di incertezza e instabilità al Milan, mettendo in discussione la leadership e l'integrità delle figure chiave del club. La situazione è molto turbolenta e incerta. Il destino del Milan e il suo ruolo nel panorama calcistico italiano rimangono in bilico e i tifosi si chiedono se sia in arrivo una tempesta imprevista che possa causare gravi danni al Milan. Ciao e alla prossima notizia!